Il sigillo delle acquaviva di Ornella Albanese. Questa storia è ambientata inizialmente a Otranto nel 1165 per poi spostarsi in diverse località, tra le oasi, nell'Abruzzo. E Sara è una ragazza che ha deciso di vestire i panni di un uomo per poter essere libera di non soccombere a un matrimonio combinato e per poter partecipare alla realizzazione di un mosaico. Il mosaico appunto della cattedrale di Otranto. Qui si svolgono le prime scene. Mentre sta realizzando il mosaico, mentre è all'opera, conosce Yusuf Hanifa, quest'uomo misterioso, affascinante, di cui si innamora a prima vista. Solo lui apparentemente si accorge che sotto i panni maschili in realtà c'è una ragazza, appunto Sara. I due vengono separati e allontanati. Entrambi, per motivi diversi e con scopi diversi, tornano a casa propria dei genitori. Lui nell'oasi dell'emiro suo padre e lei invece nel feudo dei Sassi. È un romanzo poi che si svolge tra incomprensioni, svelamenti, verità nascoste, verità rivelate, tradimenti. Ovviamente, come capita sempre, non tutti sono quello che appaiono. Ed è fondamentalmente una storia d'amore e di passioni, dove per passioni non intendo solo quella tra Sara e Yusuf, bensì in senso più generale proprio le passioni, quelle che muovono gli uomini, che spingono le persone a comportarsi in un determinato modo. Stupide. Le passioni che a volta ci portano anche alla distruzione nostra di chi ci è vicino. Ci fanno fare cose stupide, purtroppo a volte anche fatali, ma comunque vivacizzano e danno colore alla vita. Ecco, questo è un mosaico di passioni, questo libro. Bellissimo libro, un romanzo storico, un romanzo d'amore, come ho detto, di passioni.